Abbiamo questa sera con noi il professor Paolo Querce e ci raggiungerà tra non molto anche l'onorevole Carlo Fidanza, europarlamentare e capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo. Il professor Querce ha collaborato da sempre, da quando è nata la nostra fondazione, è docente all'Università di Perugia di Studi Strategici. È direttore del CENAS, che è un centro studi che si occupa di geopolitica e di sicurezza, è coordinatore del club dei diplomatici economici e commerciali delle ambasciate estere in Italia, commentatore televisivo su questioni che riguardano le relazioni internazionali, la politica estera dell'Italia e tematiche sicuramente di grande interesse per il corso che abbiamo, diciamo, inquadrato e che vi stiamo proponendo lezione dopo lezione. L'Europa è il convitato di pietra ogni qualvolta si parla di interesse nazionale italiano. È stata contestata nel recente passato da più fronti, era entrata in un impasse dal quale lo diciamo sommessamente, ma lo diciamo anche con una certa convinzione, sembra essere uscita proprio negli ultimi mesi, forse nelle ultime settimane. Ci sono temi nell'agenda degli Stati membri della stessa Unione Europea piuttosto spinosi che, come dire, non sono ancora di senso compiuto e che aspettiamo di decifrare nella loro compiutezza, per esempio la riforma del MES. Ma tutto ciò che riguarda il Next Generation EU, che come dire, è una prospettiva, è una frontiera della nuova Unione Europea che sembra, il condizionale è d'obbligo, sembra reagire con rinnovato slancio alle questioni che il nostro mondo e la nostra epoca pone a volte con urgente impegno sui tavoli, diciamo, decisionali. Pensiamo ad esempio a quanto ha fatto il Covid-19 per accelerare l'agenda europea e come l'ha trasformata nel giro di pochissime settimane, potremmo dire. Cose che sembravano impossibili fino a qualche mese fa sono diventate non solo possibili ma auspicabili. Terreno comune di confronto all'interno delle istituzioni europee. Ecco, su questo volevamo confrontarci con chi queste questioni le mastica quotidianamente e soprattutto le può insegnare ad una platea così attenta come quella dei nostri partecipanti. Quindi, esaurito il mio intervento introduttivo, cedo subito la parola a Paolo Querce, ringraziandolo di cuore per aver dato la sua disponibilità a tenere questa lezione. Come sempre vi incoraggio a prendere la parola dopo gli interventi dei nostri relatori, prenotandovi via chat e chi non volesse diciamo, apparire in video può scrivere la sua domanda in maniera molto sintetica nella chat interna alla stanza di Zoom della nostra fondazione. Prego Paolo. Ciao Mario, buonasera a tutti, un saluto ad Adolfo e agli amici collegati. Allora, sarà un intervento breve di una decina, dozzina di minuti per lasciare spazio al dibattito. Sarà un intervento di carattere un po' geopolitico, perché anche perché abbiamo un altro relatore che lavora in Europa e magari ha senso che tocchi lui i temi di maggiore attualità. Quello che io volevo segnalare, esporre alla vostra attenzione, è una riflessione di quanto poco l'Italia conti oggi in Europa. Direi questo un po' è forse il punto di partenza. E questa è la conferma che non basta essere europeisti a prescindere o dichiararsi europeisti, rifiutare il sovranismo così come categoria politica, poi categoria molto, secondo me, sdrucciolevole, per poter contare in Europa. L'Europa, come tutti i contesti multilaterali,
non vive di una forza propria. Sono dei livelli, sono dei sistemi, anche se l'Europa ha delle sue particolarità autonome, ma in generale tutti i livelli multilaterali sono livelli dove gli stati portano in dote una propria politica estera nazionale, portano in dote dei propri strumenti, diciamo delle proprie capacità politiche, economiche, militari, e le cercano di rivendere, di farle affermare in un contesto multilaterale dove ciascuno porta invece acqua al proprio mulino. Quindi è molto più difficile riuscire a incentrare un livello comune sugli interessi nazionali. Vuol dire aver fatto bene a casa il proprio lavoro di Stato sovrano che acchiara che cos'è la politica estera. Solo in questo modo, quando si è fatto bene il proprio lavoro, si riesce a sedersi sui tavoli internazionali, che possono essere quello dell'Unione Europea, della NATO, delle Nazioni Unite, del WTO, tutto quello che volete, e riuscire a contare. Quindi il famoso sbattere i pugni sui tavoli europei vuol dire anche saper fare bene il proprio lavoro a casa, e su questo si è in grado più o meno di essere rispettati. È chiaro che invece questo non sta avvenendo, quindi è inutile contrapporre l'europeismo con il nazionalismo, dobbiamo essere meno interesse nazionale e sposare un interesse europeo, perché questa è una logica su cui in Europa non ci sentono. Non possiamo fare gli interessi nazionali con le risorse altrui o con le capacità di politica estera altrui. L'Unione Europea ha una sua abbozzo di politica estera e di sicurezza che può essere intanto va costruita e va indirizzata dove più serve all'Italia, ma può essere attivata a rafforzare la nostra linea nazionale a patto che ne abbiamo una. È che è chiaro che se noi diamo un'occhiata così nella mappa, guardiamo la Libia, guardiamo i pescatori che sono prigionieri mentre i turchi liberano in 448 le loro navi, e noi abbiamo difficoltà a tirar fuori dei pescatori da un soggetto che non è neanche un soggetto delle relazioni internazionali, il governo di Haftar, con cui non abbiamo neanche dei cattivissimi rapporti, tutto sommato, perché abbiamo cercato un po' di barcamenarci tra lui e Serraj. Ecco, quindi vedete che questo è uno dei tanti casi, ma anche la stessa situazione del caso Regeni, non è adesso un dossier da approfondire qui, ma sicuramente abbiamo preso anche lì degli schiaffi, insomma, su questo dossier. Così come i rapporti migratori, abbiamo visto come di fatto l'Europa si disinteressa di come la pressione accresce sulle nostre frontiere, anzi a volte le sue politiche migratorie sembrano peggiorare per noi la situazione, come se dovessimo essere noi il paese tampone, la nuova Libia europea, dove arginare i migranti che non vogliono arrivino in Europa. Così ci sono anche i rapporti con altri paesi della regione, con la Turchia, con la Russia. Vediamo che molto spesso si tratta di mettere sanzioni o di non metterle le sanzioni, abbiamo difficoltà a far valere i nostri interessi nazionali. Questo secondo me è perché siamo uno dei paesi che ha uno dei peggiori europeismi. Cioè abbiamo un europeismo veramente di impronta ideologica, superficiale, un po' sciatto, basato in primo luogo sul rinnegare gli interessi nazionali nella speranza che poi ci sarà un'Europa che curerà i nostri affari internazionali, senza sapere che la nostra geopolitica, in quello siamo soli, non c'è nessun paese europeo che ha la nostra posizione geopolitica, la nostra vulnerabilità, nessuno confina con la Libia o è a un tiro di scopo dalla Tunisia. La nostra posizione nel Mediterraneo in Europa è centrale ma è unica, nessun paese europeo, diciamo, ha questa dimensione, così come la nostra storia. Ecco, noi soprattutto anche nell'inefficientare i nostri strumenti di politica estera, quelli che poi sono alla fine della fiera danno la potenza agli stati, perché la politica estera poi è fatta in ultima analisi di fattori di potenza, che non sono poi fattori militari, non è che la potenza è un fattore militare. C'è il soft power, così come c'è l'hard power, così come c'è l'economia, il commercio, il diritto, i diritti dell'uomo.
qualunque di questi elementi, voi vedete che gli stati sono in grado di trasformarli in potenza, cioè di declinarli in maniera che, come essi vengono impostati, avvantaggiano degli interessi dei paesi. Ecco, noi non facciamo questo lavoro a casa, non ci preoccupiamo di fare una lobbying mediterranea dentro l'Unione Europea, e a questo punto stiamo perdendo l'Europa, così come l'Europa sta perdendo la sua dimensione mediterranea. E questo è un po' un paradosso, perché al di là di quello che possiamo pensare delle istituzioni europee o di alcune cose che non ci piacciono dell'Europa, il fatto di non contare o contare talmente poco ci rende, ci preclude intanto di poter cambiare l'indirizzo politico dell'Europa o di dargli una geopolitica che non ha, che invece si può avere. Abbiamo visto paesi come la Grecia, paesi come, non so, la Croazia, anche la stessa Malta nel loro piccolo, paesi che sono riusciti a creare su dei loro specifici interessi una sponda, una profondità strategica a Bruxelles. A noi questo rimane incredibilmente difficile, nonostante che sia un paese importante, ricco, con una fondatore dell'Unione Europea. E poi siamo per cultura, per tradizione, per storia, per civiltà, siamo forse l'unico paese che effettivamente ha una cultura europea. Una cultura europea non esiste in molti paesi del Baltico, credo che non esista neanche in Francia una cultura europea, che è soffocata dal nazionalismo francese. Esiste in parte in Germania, ma molto limitata poi alla geopolitica tedesca, che è tutta continentale, tutta proiettata verso l'est e verso la Russia. Non esiste poi in paesi come la Grecia, come la Croazia, come i nuovi arrivati, come la Spagna, che per altri motivi hanno delle visioni più piccole, più provinciali. Noi invece siamo forse l'unico paese che ha una dimensione europea assolutamente, diciamo, nessuno potrebbe farci, se ci dovessero fare analisi del sangue, del DNA, non c'è paese più europeo dell'Italia. Paradossalmente siamo quello percepito più disattento e incapace verso l'Europa. Questo è, io lo ritengo, un paradosso enorme, perché noi in realtà abbiamo un patriottismo che comprende anche l'idea d'Europa, cosa che altri paesi non hanno. Se voi prendete il patriottismo e i nazionalismi dei paesi europei, sono quasi tutti fortemente anti-europei. Il nostro no, però abbiamo un cattivo patriottismo, soprattutto quando bisogna conciliarlo con gli strumenti di governo del paese, e quindi questo ne paghiamo il prezzo. Quindi abbiamo un cattivo europeismo, un cattivo patriottismo, che messi insieme ci creano parecchi guai a noi e guai all'Europa, perché l'Europa, perdendo l'Italia, perde una dimensione importante della sua storia, della sua civiltà, e perde tutta la sua dimensione mediterranea. Ricordiamoci che siamo l'unico paese che divide il Mediterraneo in tre parti, siamo noi stessi a dare le varie aree geografiche e geopolitiche del Mediterraneo. Ecco, quindi di fatto noi, nel perdere la capacità nazionale di esercizio della sovranità, questo è quello che sta un po' accadendo, lo vedete in tanti campi, in tanti dossier, perdiamo sia dal punto di vista interno che dal punto di vista europeo. E tutto ciò poi mentre accadono cose storicamente importanti. Quello che sta accadendo negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, mesi e anni, è qualcosa di estremamente significativo. Vediamo come il carattere geopolitico della regione sta mutando radicalmente. Abbiamo ormai da vari anni un ritorno alla conflittualità tra stati, non più la competizione, la conflittualità. Poi non è una conflittualità militare, ma ci sta andando anche molto vicino. Questa era una cosa che si era dato per scontata, cioè si era abbandonata 10, 15, 20 anni fa. Tant'è vero che l'Europa è stata costruita come la dimensione della globalizzazione. L'Unione Europea era una forma di globalizzazione, non è una forma geopolitica l'Europa. Non ha una dimensione geopolitica, ha una dimensione
globalizzata, cioè sono gli stati europei che attraverso le istituzioni comuni creano un mercato comune, un mercato internazionale, diventano una dimensione della globalizzazione, tant'è vero che l'Unione Europea ha un carattere prevalentemente economico e finanziario e quindi globale. Non ha pensato a costruire forze armate, politica estera o semplicemente creare un'istruzione condivisa, no? Creare una forma di educazione condivisa tra i popoli europei, mettendo in comune le tante cose che ci uniscono, poteva essere una delle prime cose da fare, diciamo, forse ancora prima della moneta. Avere un minimo comune denominatore dei vari curriculum che si studia, non dico alle università, ma già da prima, dalle scuole medie, dalle elementari. Tutto questo l'Europa lo ha saltato a pie pari, perché era finito il tempo del nation building, no? Bisognava ormai, chi era nazione lo era, chi non lo era non lo era, e c'era il grande mare della globalizzazione con cui bisognava creare una massa critica economica sufficiente. Su questo ci potete vedere tanti passaggi che sappiamo bene, così come il rifiuto di riconoscere le radici cristiane nei fondamentali dell'Unione Europea e tanti altri passaggi che non vado qui a ricordare. Poi c'è un altro fattore importante, che l'Europa dorme un po' come la bella addormentata, perché per tanti anni, per decenni, ha vissuto nella potenza militare americana, non solo militare, anche dalla potenza economica americana, che ha accettato in qualche modo anche di tenere in deficit la propria bilancia commerciale per creare ricchezza in altre parti del mondo che geopoliticamente le tornavano utili. Questa, Trump o non Trump, è una politica finita. L'America, questa visione da guerra fredda o da mondo unipolare, l'ha abbandonato, si sta ritirando militarmente da tanti luoghi, soprattutto dal Mediterraneo, quindi l'Europa non vuole crescere, l'America si rinchiude nei suoi interessi nazionali, lo farà anche con Biden, lo farà tanto quanto con Trump, e quindi si crea un vuoto. Siccome la geopolitica non gli piace il vuoto, cosa succede? Succede che gli altri stati, soprattutto i medi e i piccoli, diventano muscolari, diventano aggressivi. Quindi la Turchia, quindi la Russia, quindi l'Egitto, però anche l'Algeria, che dichiara la zona economica esclusiva e allarga lo spazio. Ti prego di concludere questo primo blocco. Sì, allora concludiamo dicendo semplicemente che, saltando un paio di punti, arrivando ad una conclusione, direi che l'Italia deve trovare una propria area di interesse dell'Europa dove esercitare una propria autonomia nazionale, cioè una propria politica estera in una regione specifica che l'Europa a noi lascia coltivare. In questo modo abbiamo la possibilità di portarla sui tavoli europei e quindi contare. Cioè l'Unione Europea funziona così. Se l'Italia, ad esempio, conta nel Mediterraneo perché sa fare le cose di tutela dei suoi interessi, a quel punto conta anche in Europa, così come la Francia conta in Europa perché conta in altre aree del mondo, o così la Germania ed altri paesi. L'Italia non è un paese piccolissimo, non è una superpotenza, non può fuggire alla sua taglia, che è obbligata come media potenza ad avere una sua politica estera. Io credo che il Mediterraneo sia quella più congeniale a noi, tant'è vero che era l'unica direzione dove anche nella Prima Repubblica avevamo una nostra autonomia. Ecco, se noi siamo in grado di fare questo, conciliamo i nostri interessi nazionali con la possibilità di contare in Europa. Non c'è modo di contare in Europa fuggendo dalla nostra sovranità e dal nostro spazio geopolitico. Grazie Paolo, anche perché insomma sei tornato varie volte su questo concetto che è molto chiaro, insomma, un europeismo che non può essere sostitutivo del nostro interesse nazionale, anzi si rafforza se riusciamo a farlo il nostro interesse nazionale, se riusciamo a definirlo, semmai. E quindi grazie, avrai modo poi nel corso del dibattito di approfondire altri aspetti che hai, diciamo, appena accennato. Darei ora la parola al nostro presidente, al senatore Urso,
che voleva intervenire in questa fase dei lavori. Intervengo solo per dare innanzitutto un saluto a Paolo Quercia, che, come tu ricordavi, Mario Ciampi, è stato sin dall'inizio un architrave della nostra fondazione, sempre presente nei suoi lavori scientifici, e lo ringrazio di essere qui, di quello che ha anche detto: se l'Italia non conta nel Mediterraneo, non conta in Europa. Se l'Italia non presidia i propri interessi nazionali, non ha ascolto in quel comune degli interessi europei. E per dare il saluto e introdurre Carlo Fidanza. Carlo Fidanza credo che si sia collegato, insieme siamo stati a lungo collegati con un'assemblea di partito in cui sta concludendo il suo intervento Giorgia Meloni, sempre su web, e quindi è qui con noi. Carlo Fidanza lo conosco da quando lui era giovane e io meno giovane. Ha fatto il lungo percorso della destra giovanile italiana e in questo percorso oggi è presidente del gruppo di Fratelli d'Italia all'interno del gruppo europeo del Conservatori e Riformisti. Presidente quindi dei Conservatori Italiani, laddove Giorgia Meloni, come voi sapete, è diventata nel frattempo presidente del Partito Conservatore Europeo. Carlo Fidanza, che ha la sensibilità di un militante che è cresciuto e che ha fondato e fatto crescere Fratelli d'Italia, quindi il partito della destra italiana, che lo ha voluto insieme a Giorgia Meloni saldamente nella famiglia dei conservatori europei, ed è il primo capogruppo parlamentare in Europa di Fratelli d'Italia, perché non vi era un gruppo nella scorsa legislatura europea, e nel contempo è il primo a poter segnare questa famiglia conservatrice europea, che oggi è una famiglia importante e significativa delle destre in Europa, delle destre di governo in Europa e in Occidente, quindi segna un nuovo corso della destra italiana, inserito in un contesto europeo occidentale molto saldo e molto chiaro. E credo che questo sia importante per leggere che cos'è oggi l'Europa, perché l'Italia, prima Paolo lo diceva, l'Italia è fondatrice dell'Europa, l'Europa è nata con la Comunità Europea, non a caso con i Trattati di Roma, ma da quel momento qualcosa è cambiato. L'Italia non appare più un asse fondamentale dell'Europa, tanto più oggi che vi è un asse franco-tedesco che dà le carte in Europa, e tanto più forse vorrà darle con l'uscita della Gran Bretagna, togliendo all'Italia una sponda, quell'inglese su cui più volte si era appoggiata e insieme aveva equilibrato gli altri due paesi fondatori, cioè la Francia e la Germania, che nel frattempo, a differenza dell'Italia degli anni 50 e degli anni 60, sono diventati più forti, o meglio, siamo noi diventati più deboli mentre la Germania diventava più forte con la riunificazione, e lo siamo diventati perché la nostra classe dirigente oggi non ha ben chiara quale sia l'interesse nazionale e quindi come stare in Europa. Carlo Fidanza ha gli strumenti per indicarci come poter stare in Europa, in questa Europa che comunque è la nostra Europa e quella che noi abbiamo fondato. Carlo, a te la parola, io mi limiterò ad ascoltarvi, tu non lo sai, ma poi gli studenti, tra virgolette, gli partecipanti al corso moderati da Mario Ciampi, porranno a te e a Paolo Quercia, in maniera, io mi auguro, incalzante e stringente, le domande per chiarire ulteriori aspetti rispetto alle vostre relazioni. Grazie di essere uno dei docenti del nostro corso. Carlo, devi farti vivo tu. Sì, buonasera. L'onorevole arriva tra 5 minuti. Ah, bene, allora continuiamo. Anche meno. Allora, dato in attesa, io ho capito che era già collegato, dato che in attesa di collegarsi, collegato in video ma non in presenza, Mario, diamo subito le prime domande per Paolo Quercia. Dunque, alcune sono già arrivate e le posso leggere, sono di Silvano Berioli. Una serie di domande di Berioli. Allora, la prima è: quali sono gli elementi di forza che potremmo utilizzare come leva negoziale ai tavoli europei? Collegata a questa, qual è il fattore che più indebolisce la nostra credibilità? Quanto pesa la caratura personale di chi ci rappresenta ai tavoli negoziali? Come è composta la squadra che ci rappresenta a livello europeo? Insomma, sono diverse domande, ma racchiudibili in una. Qual è lo stato dell'arte, diciamo, della nostra forza negoziale in Europa?
E come possiamo migliorarla, Paolo? Adesso sinteticamente, la nostra, la forza economica dell'Italia è assolutamente riguardevole, per cui pur con le difficoltà che abbiamo, se riusciamo a preservarla nel momento di crisi che stiamo vivendo e quello che arriverà anche da alcune ingerenze da parte di altri paesi europei, ma riuscendola a tutelare, questo diventa uno strumento assolutamente di influenza, perché buona parte della competizione tra gli stati si è spostata dal settore militare, come è stato fino a pochi anni fa, a quello tecnologico, economico, finanziario, cyber, tecnologie, eccetera. Quindi sono queste nuove dimensioni della crescita economica che vanno presidiate per garantirsi la potenza necessaria per contare. Ovviamente anche lo strumento militare ha la sua importanza, il nostro, pur con un po' di mantenimento che andrebbe fatto, ha una sua capacità ragguardevole, però io ritengo che questi sono mezzi. Il vero petrolio che noi abbiamo è la posizione geopolitica. La posizione geopolitica e, scusatemi, quella che è la civiltà. Cioè, noi abbiamo un concetto, noi siamo uno dei pochi paesi, forse l'unico paese che ha nella sua storia due diverse civiltà. Siamo l'unico paese ancora vivo, perché purtroppo le civiltà poi muoiono nella storia. Gli italiani sono ancora gli eredi di due civiltà passate, di cui ancora portiamo anche nelle nostre strade, nei nostri monumenti, portiamo la testimonianza, cioè sono quella greco-romana e quella rinascimentale, che sono due civiltà diverse. Ecco, nell'Italia non ci sono paesi del mondo, pure coloro che hanno una civiltà alle spalle non ne hanno una seconda, noi siamo veramente un unicum. Questo deriva dalla nostra posizione geografica, geopolitica, dalla storia che ben conosciamo. Ecco, questo è il nostro petrolio. Trasformare questo in potere, in capacità. Quando studiano latino in Finlandia o quando possiamo citare un imperatore romano nato in qualche paese africano o in Albania o nei Balcani, non sono cose banali. Anche andare in Algeria e avere nel nostro armadio un Enrico Mattei torna utile, sono cose importanti. Allora, questo penso che è la nostra vera riserva geopolitica. Questa non può essere rubata, non può essere rubata, non può essere acquisita in maniera predatoria da altri paesi. Questo è quello che siamo da questo punto di vista. Possiamo rovinarlo, possiamo depotenziarlo, possiamo pensare che non c'è perché è più bello il mondo che si pensa in paesi che sono nati 50 anni fa, 100 anni fa. Ecco, su questo credo che è qualcosa di storico e culturale la nostra grande arma, il nostro asso nella manica. Poi ovviamente non basta, perché sennò diventiamo un museo e siamo costretti a fare i pizzaioli e offrire da mangiare ai turisti, diciamo. In mezzo ci sono tutti gli strumenti del potere e della potenza degli stati, sono ben noti, insomma, dobbiamo tenerli un po' in efficienza. Da questo punto di vista, purtroppo li abbiamo inefficientati parecchio ormai da 30 anni. Certo, la capacità di chi ci rappresenta è importante, forse da tanti anni non abbiamo un ministro degli esteri che ha il physique du rôle per farsi rispettare, anche perché rappresenta politicamente delle idee politiche valide del paese. Grazie Paolo, grazie per questa prima risposta. Vedo in linea l'onorevole Carlo Fidanza. Carlo, sei in linea? Ciao Mario, ti vedo, ti sento. Ciao. Ciao. Ecco. Carlo, ti ho presentato prima pensando che fossi in linea. Grazie Adolfo, ho sentito da lontano. Dai per scontato che ho parlato bene di te, quindi non ripeto ulteriormente. La parola a te. Grazie, intanto scusate il ritardo, ma come Adolfo sa avevamo un'altra riunione in contemporanea, quindi sono su due device, come si dice di questi tempi, contemporaneamente. No, grazie, ho sentito soltanto la parte finale dell'intervento di Paolo Quercia, che saluto e naturalmente sottoscrivo queste parole integralmente. Ma io Adolfo mi ha chiesto un
rapido intervento sull'Europa, volevo provare a partire ricollegandomi a quella che è un po' l'attualità di questi giorni, perché in realtà credo che ci dia molti spunti per dare uno sguardo più ampio su alcuni problemi irrisolti che in realtà proprio le vicende di questi ultimi mesi hanno messo a nudo. La pandemia da questo punto di vista è stata una cartina di tornasole importante, perché ha portato a rafforzare alcune politiche che prima erano totalmente ignorate, ma ha mostrato quelle che sono le carenze strutturali dell'attuale assetto dell'Unione Europea. Quindi tralascio, dando per assodato, credo l'abbia fatto Paolo, il dato identitario, no? Che è quello che è l'Europa come portato di civiltà, millenni di cultura che ci hanno portato fino a qui, e mi concentrerò sulla traduzione attuale, che naturalmente è un po' distante da quello che è il nostro, è la nostra eredità, anche perché noi spesso siamo portati nella semplificazione del dibattito pubblico a confondere l'Europa con l'Unione Europea. L'Europa è appunto un patrimonio di valori, di cultura e di civiltà millenarie, l'Unione Europea è una costruzione politico-istituzionale e come tale transeunte, nel senso che è uno strumento che gli stati si sono dati nel dopoguerra per una serie di ragioni, non tutte pienamente raggiunte, o forse con un percorso che è stato deviato nel corso degli anni. Se noi andiamo a riprendere i testi che ispirarono, che vengono scritti dai padri fondatori cosiddetti, no, da Schuman, De Gasperi, Adenauer, Monnet, tutti quelli che immaginarono l'idea di una costruzione unitaria dell'Europa, si partiva dalla logica e dallo slogan, se volete, uniti nella diversità. Oggi quello che noi abbiamo visto realizzarsi sotto legge dell'Unione Europea è qualcosa di abbastanza diverso. C'è una tendenza alla uniformizzazione, alla standardizzazione e alla sovrapposizione di competenze sovranazionali e quindi comunitarie, anche laddove i trattati prevedono ancora oggi competenze nazionali. Quello che è avvenuto negli ultimi giorni con la trattativa molto dura sul Recovery Fund e il veto posto dagli amici polacchi e ungheresi, non sul Recovery Fund, come erroneamente ma volontariamente raccontato dalla stampa italiana, perché sul Recovery Fund in realtà Ungheria e Polonia avevano dato il loro assenso fin dal mese di luglio, ma sulla introduzione di una cosiddetta condizionalità sullo Stato di diritto, tutta politica, con dei criteri assolutamente estendibili a seconda delle maggioranze politiche del Parlamento o del Consiglio europeo, per cercare di indirizzare delle scelte politiche di politica domestica di quegli stati, soprattutto in materie sensibili come quelle migratorie o come i valori non negoziabili, il diritto di famiglia, la regolamentazione delle unioni omosessuali piuttosto che delle adozioni omosessuali, piuttosto che del tema dell'aborto, certamente molto sensibile, ma tutte materie che oggi sono in capo, leggendo i trattati, agli stati nazionali. E invece c'è una tendenza che, devo dire, peggiora man mano che si procede nella storia recente, ad accentrare o tentare di accentrare queste competenze spostandole dagli stati nazionali, quindi dai governi legittimamente eletti dai popoli sovrani, più o meno tutti. Noi abbiamo purtroppo una storia recente di, vacanze, no? Di scarsezza di legittimazione democratica dei nostri governi, ma negli altri paesi d'Europa normalmente sono i cittadini che li scelgono, per spostarli su Bruxelles e sulla dimensione comunitaria. E questa è in realtà la vera partita che si è giocata in questi giorni. Lo ha detto molto bene Orban in un articolo che ha fatto in queste ore spiegando la partita, no? Lui diceva: ma la partita qui non è tanto sulla questione di quanti soldi arrivano per la ripresa. Certo, è importante, no? È importante sbloccare queste risorse, perché dovrebbero aiutare a ripartire, a far ripartire le economie europee dopo la pandemia. Ma quello che si è giocata in queste settimane è una partita politica sul futuro dell'Europa. Da una parte quelli che vogliono una sempre maggiore centralizzazione verso Bruxelles di competenze che invece oggi sono previste in capo agli stati nazionali, stracciando o andando oltre
quello che oggi prevedono i trattati rispetto a chi invece vuole mantenere quelle competenze in capo agli stati nazionali in base quindi ai mandati elettorali che i governi ricevono dai loro elettori e dai loro popoli. Partivo da questo perché questo in realtà dà il senso di una crisi e di uno iato, diciamo una frattura tra due idee di Europa. E peraltro, se avete fatto caso, nei giorni in cui sembrava che il veto polacco e ungherese fosse insormontabile, a un certo punto si è cominciato a parlare dell'ipotesi mai presa in considerazione fino ad allora di procedere con la cosiddetta cooperazione rafforzata per approvare il bilancio comunitario e quindi superare il veto di Polonia e Ungheria. Cioè siamo arrivati al paradosso che i fautori del metodo comunitario, cioè quelli che avevano sempre sostenuto che il problema dell'Europa stava nel blocco diciamo dato da un sistema che dava troppo potere ai governi nazionali, per superare quel blocco rinnegavano il metodo comunitario dando vita alla cooperazione rafforzata, che è di per sé uno strumento intergovernativo, cioè sono una maggioranza di stati che si mettono d'accordo diciamo facendo a meno di chi non è d'accordo, banalmente. Quindi si è creato uno scenario che poteva addirittura portare ad un cortocircuito rispetto a chi invece appunto propende per una maggiore federalizzazione. Quando dico federalizzazione, e penso che molti lo sappiano, in realtà dico qualcosa di diverso da come noi usiamo questo termine a livello italiano, no? Quando noi parliamo di federalisti europei, non parliamo di chi vuole trasferire poteri dal centro verso la periferia, che è il modello, cioè, diciamo, è l'accezione con cui noi usiamo il termine federalismo nel dibattito nazionale, no? Un federalista in Italia è chi vuole togliere competenze a Roma per darlo alle regioni o ai comuni. In Europa il federalista è colui che vuole togliere competenze agli stati nazionali per federalizzarle, cioè per centralizzarle su Bruxelles. Questo è importante perché difficilmente nel dibattito pubblico italiano questi temi vengono, come dire, spiegati in questo modo, quindi credo, spero anche di interpretare un po' il senso di queste lezioni che Fare Futuro fa, anche per cercare di darci delle coordinate lessicali per capire qual è la battaglia delle idee e delle parole, che sappiamo poi essere assolutamente quella decisiva. E quindi questo è, diciamo, la partita che si sta giocando in questo momento. Peraltro ci sono ovviamente altre partite che sono interconnesse, perché l'altro tema che è emerso con la pandemia è che per la prima volta, sotto pressione, diciamo, delle difficoltà economiche che non soltanto l'Italia ma buona parte dell'Europa hanno iniziato ad attraversare con il Covid, c'è stato questo passo avanti sul diciamo l'indebitamento comune. L'indebitamento comune era sempre stato un totem in senso negativo, cioè qualcosa di assolutamente non accettabile, non accettato e invalicabile, soprattutto per i paesi del nord Europa. Giulio Tremonti ricorda sempre quando, nell'ultima esperienza di governo del centrodestra nel 2011, quando si andava verso l'istituzione del MES, l'Italia, il governo italiano di allora, con lui alla guida del Ministero dell'Economia, cercò in tutti i modi di inserire nell'accordo che avrebbe portato poi a quel tipo di strumenti di controllo fiscale anche il tema degli eurobond, cioè il tema di un indebitamento comune per sostenere gli investimenti virtuosi, diciamo. E ovviamente fu scattato in quella fase l'introduzione di quello strumento, e si arrivò quindi alle politiche cosiddette di austerità, quindi con strumenti di controllo fiscale nei confronti dei debiti sovrani sempre più stringenti e con pochissima attenzione a quello che invece era l'aspetto della crescita, politiche che l'Unione Europea e in particolar modo gli stati più indebitati, quindi in particolar modo noi, hanno subito per molti anni. Questa volta, nel momento in cui la pandemia ha travolto i sistemi economici anche di chi poi in Europa tira un po' le fila, è venuto meno il tabù, il totem è crollato e in pochi giorni sono state sospese le regole di bilancio che ci avevano caratterizzato, direi condizionato la vita negli ultimi anni. È stato sospeso il patto di stabilità, sono state rese più flessibili le norme sugli aiuti di Stato, di cui peraltro ha ampiamente beneficiato proprio la Germania, che quindi le ha sospese di certo non per interesse, per fare l'interesse dell'Italia, ma per fare il proprio interesse, essendo naturalmente più facile per uno Stato che ha
maggiore capacità fiscale, si dice così, no? Cioè meno debito pubblico, poter spendere di più in aiuti di Stato che gli sono stati consentiti. Ed è nata questa idea del recovery fund basato sulle emissioni di titoli di debito comuni a livello europeo. Misura fortemente avversata dai cosiddetti frugali, a cui la Germania, come di consueto, ha affidato la parte dei poliziotti cattivi, cercando di limitare la portata di questi strumenti di nuovo debito. Alla fine, però, che questa partita è stata portata a casa, a fronte però di un prezzo che ancora non si vede perché è impopolare, ma che vedremo nei prossimi anni. La faccio breve, così poi mi taccio se ci sono le domande, naturalmente siamo qua a disposizione. E cioè, qual è il prezzo che ancora non si vede? È l'introduzione delle cosiddette nuove risorse proprie, cioè il nuovo debito comune che sottostà alla creazione del recovery fund e quindi alla distribuzione di queste risorse, parte a fondo perduto cosiddetto e parte nuovi prestiti, quindi grants e loans, sarà ripagato attraverso nuove tasse europee, le cosiddette nuove risorse proprie. Oggi l'Unione Europea ha un bilancio che è costituito nella sua stragrande maggioranza dai contributi dei governi nazionali, ha soltanto una piccola parte di entrate proprie, una parte dell'IVA e una parte dei dazi che vengono riscossi alle frontiere. E per il resto il bilancio comunitario è fatto in gran parte di contributi nazionali. Chiaramente, essendoci 750 miliardi di nuovo debito da ripagare nel corso degli anni agli investitori che da marzo in poi lo andranno ad acquisire sui mercati finanziari, bisogna trovare delle nuove fonti di entrata. E siccome nessuno Stato ha alcun interesse ad aumentare il proprio contributo nazionale, e anzi tutti cercano di ridurlo, di recuperare parte delle risorse che versano in più al bilancio europeo, priorità ad esempio dei contributori netti come l'Italia, no? Che tutti gli anni dice: ma come facciamo? Noi lasciamo all'Europa più di quello che riportiamo indietro, mediamente 4 miliardi all'anno, più o meno, ecco, a seconda degli anni, quindi noi vogliamo ridurre quel delta, e questo ovviamente non può avvenire se uno accettasse di aumentare il proprio contributo al bilancio europeo, e quindi bisogna prenderli altrove questi soldi, e questo altrove è con nuove tasse. Ora, su questo la partita è molto aperta, perché in realtà al momento l'unica tassa che è sicura ed è già definita è la nuova tassa europea sulla plastica, che partirà il 1 gennaio 2021. Si tratta di 80 centesimi al chilo di ogni chilo di plastica non riciclabile. E questa partirà praticamente ancora prima che la prima azienda europea abbia visto il primo euro di recovery fund, per capirci, no? Nel senso, parte molto prima degli strumenti per la crescita. E poi c'è un calendario di introduzione di nuove risorse proprie, che nella sostanza sarebbero la cosiddetta digital tax, quindi la tassa sui colossi del web, che nella sua versione nazionale in Francia e anche parzialmente in Italia è stata molto contrastata, in particolar modo dagli Stati Uniti, e quindi c'è tutta una trattativa a livello di OCSE che stenta a decollare. La si vorrebbe applicare a livello europeo. C'è l'ipotesi di ritornare sulla cosiddetta Tobin tax, si chiamava alcuni anni fa, cioè una tassa sulle transazioni finanziarie speculative, che pure è un tema all'ordine del giorno. C'è l'ipotesi di una carbon border tax, cioè di una tassa, di fatto una sorta di extra dazio per i prodotti che provengono da fuori dell'Unione Europea verso l'interno del nostro mercato unico, provenendo da paesi che non rispettano i nostri standard di produzione a livello sociale, ambientale, eccetera, sostanzialmente sulle merci cinesi, per capirci. E poi l'ipotesi di una cosiddetta corporate tax, cioè una base imponibile comune per cercare di limitare i fenomeni di dumping fiscale che ci sono dentro all'Unione Europea. Quindi dire, ve la faccio grezza per capirci, non ci può essere una tassazione che non sia sulle imprese, sulle grandi imprese, che non sia almeno del 20%, che non è stata ancora stabilita, ma in modo che non ci siano fenomeni di concorrenza a ribasso sul piano fiscale. Quindi tutto questo impianto, che dovrebbe portare a recuperare
questi 750 miliardi di debito comune europeo è sulla carta al momento, a parte il plastic tax, tutto il resto deve essere definito. E su questo ci sono molte posizioni differenti che faranno riemergere nei prossimi mesi nuove divisioni dentro l'Europa, perché naturalmente non c'è accordo sull'entità di queste tasse. Dico l'ultima. C'è quindi un tema istituzionale enorme, è stata lanciata all'inizio di questa legislatura da un'iniziativa della Commissione, sostenuta anche dal Parlamento, la conferenza sul futuro dell'Europa, che si sarebbe dovuta aprire il 9 maggio di quest'anno in occasione dell'anniversario, diciamo, della festa dell'Europa che ogni anno si celebra il 9 di maggio, poi per il Covid ovviamente è stata rinviata e è ancora in corso il negoziato interistituzionale che dovrà poi dare vita a questa conferenza, perché ancora non si sa chi dovrà partecipare, insomma non voglio tediarvi. Nel 2021 dovrebbe prendere vita questa grande convenzione sul futuro dell'Europa, e che dovrebbe, nell'idea di chi l'ha proposta, cioè di chi spinge verso appunto una maggiore federalizzazione, dovrebbe portare a una proposta di riforma complessiva dell'architettura comunitaria in cui si vada a cedere ulteriore sovranità dagli Stati membri verso Bruxelles, rimuovendo alcune di quelle competenze che oggi sono appannaggio degli Stati nazionali, per centralizzarle verso la Commissione europea, verso l'Unione europea, e anche modificando alcuni meccanismi di decisione e di voto in seno al Consiglio, per rimuovere quelli che sono ancora oggi alcuni diritti di veto su alcune materie fondamentali come la politica estera europea e le materie di bilancio. Ora, noi su questo, e poi mi taccio davvero, abbiamo invece una posizione come gruppo dei conservatori europei, quindi naturalmente anche come Fratelli d'Italia, che vi aderisce come parte abbastanza importante all'interno del gruppo, una posizione più critica. Cioè, noi riteniamo che si dovrebbe cogliere questa occasione, laddove si decide ormai di farla, per provare a ridefinire le competenze che vanno gestite a livello europeo rispetto a quelle che vanno gestite a livello nazionale. La nostra idea è che ci sia una carenza evidente di Europa laddove ne servirebbe di più. Pensiamo alla politica estera e di difesa, dove l'Europa non è capace di parlare con una voce sola. Pensiamo a quello che accade nel Mediterraneo, Paolo ne ha parlato nel suo intervento, dove noi siamo sottoposti di fatto ad azioni unilaterali di potenze europee senza che ci sia neanche un minimo di coordinamento, non dico una politica comune, neanche un minimo di coordinamento, e invece ci sono materie dove invece l'Europa si è caratterizzata per un eccesso di regolamentazione nel corso degli anni, quindi di burocrazia, quindi di oneri, di costi a carico degli stati, dei territori e delle imprese, su cui noi crediamo che l'Unione Europea dovrebbe fare un passo indietro. Quindi è una visione, quella che noi portiamo, cosiddetta confederale dell'Europa, no? Cioè è un principio di sussidiarietà che riporti l'ambito della decisione il più possibile vicino al cittadino, laddove è più utile che questa decisione stia, non faccia Bruxelles quello che può essere fatto meglio a Roma, a Parigi o a Budapest. Questa è la visione che noi cercheremo di portare all'interno di questa grande convenzione che si aprirà nei prossimi mesi. Mi taccio per ora e vi ringrazio per l'ascolto. Grazie Carlo, e anche per aver davvero ben interpretato il senso di questo nostro corso di formazione, che si basa appunto su un glossario nazionale sulla battaglia delle parole. L'onorevole Fidanza ha parlato sia di valori che di competenze dell'Unione Europea attuale, e ha ben delineato una visione che è quella del gruppo di Fratelli d'Italia all'interno del Partito Conservatore Europeo. Darei ora la parola a blocchi di tre, a chi l'ha chiesta, pregandovi veramente di essere sintetici e pregando i nostri relatori di fare altrettanta sintesi, perché dovremmo chiudere entro 15 minuti. Ecco, questa è un po' la sfida che ci attende e dovremmo in qualche maniera farlo. Allora, il primo che ha chiesto di parlare è Vincenzo Danna. Se non è in linea, posso sintetizzare probabilmente la sua domanda. Se è in linea, preferirei che appunto intervenisse direttamente. Sì, se mi sentite, buonasera a tutti. La domanda
era per il professor Quercia, però può rispondere anche l'onorevole Fidanza. Prendendo spunto dai recenti sviluppi con la Turchia in campi come la Libia, l'eventuale passaggio di un voto all'unanimità, dall'unanimità a maggioranza assoluta in termini di politica estera, è possibile che ci sia un'occasione per l'Italia per far sentire il suo maggior peso in queste tematiche? Grazie. Grazie. Il prossimo è Davide Garbin. Buonasera. Garbin, buonasera. In linea? Sì, buonasera, mi sente? Ecco. Rapido, perfetto. Per favore. Allora, quello che è sicuro che avevo scritto, innanzitutto saluto al come ex sidino di Scienze Internazionali di Gorizia, a Paolo Quercia, di un po' di anni dopo di lei. Niente, la sua esperienza anche sul confine, quindi sto su questa tematica, ovvero la ex cortina di ferro, come vede la conciliazione degli interessi italiani con quelli dei paesi del sud-est europeo, soprattutto mi interessa dato che sono in Bulgaria, e la nuova frontiera appunto dell'UE con la Turchia ed Asia. Quindi sì, la loro collocazione insomma è un po' contraria, no? Diciamo è conservatrice di destra contro dominante forse visione attuale social globalista, un po' chiamiamola così, dei molti paesi UE. Grazie e buone feste. Grazie Garbin. Aveva chiesto di parlare anche Kulari Sagionevo per l'onorevole Fidanza. Sagionevo. Buonasera a tutti. Sì. La mia domanda riguarda onorevole Fidanza, proprio per il veto riguardo all'Ungheria e alla Polonia. In uno stato su Facebook lui aveva messo l'intervento di mi fiderei più di Orbán. La mia domanda è, in Italia, così a naso, quanto è legato Soros che può intervenire in questo modo? Grazie. Allora darei la parola prima a Carlo Fidanza e poi a Paolo Quercia. Eccoci, allora, sulla questione Turchia, anche legata alla giusta domanda sul passaggio al voto a maggioranza sulla politica estera, che infatti avevo anch'io accennato nel mio intervento, ma allora, io la penso in maniera, come dire, se vogliamo un po' fuori dal coro su questo, no? Nel senso che io penso che in questo momento, non essendoci una visione comune, non essendoci una politica estera comune, passare a maggioranza servirebbe ad affermare, come dire, semplicemente la logica del più forte, che una volta ti può andare bene, un'altra volta più spesso ti può andare male. E la stessa cosa vale anche un po' sul tema della politica di difesa. Quando ero ragazzino, ma Adolfo, che era ragazzino un po' prima di me, lo confermerà, noi siamo stati sempre a favore dell'esercito europeo, no? Cioè, la nostra idea, soprattutto negli anni in cui c'era ancora la cortina di ferro, era quella di un'Europa terza, cioè che potesse porsi come soggetto autonomo rispetto ai due blocchi. Se vogliamo, era un'utopia in quel momento, perché è chiaro che la deterrenza militare e l'ombrello NATO si è rivelato poi naturalmente fondamentale per difendere la democrazia nell'Europa occidentale, ma diciamo il nostro sogno di ragazzini era quello. E se noi oggi dovessimo provare ad applicare il nostro sogno di ragazzini all'attualità della difesa europea e dovessimo sposare in maniera critica il progetto di difesa europea, noi oggi faremmo un enorme favore ai francesi, per come è impostata oggi, no? Nel senso che l'idea di difesa europea su cui si sta discutendo è sostanzialmente una proiezione sotto ombrello comunitario di una politica di difesa guidata dalla Francia, non solo in termini geostrategici, ma anche in termini, forse si può soprattutto, in termini di industria della difesa, dove noi abbiamo comunque ancora dei campioni che si difendono bene in quel mercato e che finirebbero a fare i comprimari in un assetto di questo genere. Lo dico perché accelerare su uno strumento come il voto a maggioranza in assenza di una visione comune, ma esclusivamente appunto in una logica di forza, di potenza e di pesi, in questa fase storica rischia di essere un pericolo. Sulla Turchia noi siamo in una situazione abbastanza particolare, nel senso che avete visto Macron che si è intestato di fatto la battaglia per il ridimensionamento
di Erdogan rispetto ai diversi scenari in cui Erdogan è andato ad operare, dalla Libia fino al Caucaso, e anche un forte sostegno alla causa greca nella diatriba Grecia-Turchia sulle acque territoriali e anche sulla gestione migratoria. Abbiamo una Germania abbastanza cauta, perché sapete che svariati milioni di turchi risiedono in Germania, quindi questo è un elemento di condizionamento domestico molto forte che i governi tedeschi storicamente hanno, e abbiamo un'Italia abbastanza assente. Nell'ultimo Consiglio europeo dell'altro giorno, in cui sono affrontati diversi temi anche di politica estera, è stato affrontato anche quello della Turchia. Alla fine si è trovato l'accordo su una estensione delle sanzioni individuali nei confronti di alcuni esponenti legate a Erdogan, ma non si è andati molto oltre. Ricordo che noi siamo ancora nella situazione piuttosto paradossale per cui la Turchia è tuttora un paese candidato alla preadesione all'Unione Europea, e in virtù di questo status riceve ogni anno alcune centinaia di milioni di euro di sovvenzioni da parte dell'Unione Europea per portare avanti un percorso che nella sostanza è, è su un binario morto, e che però nessuno ha il coraggio di chiudere formalmente per evitare tensioni. Quindi siamo in una situazione di stallo, laddove servirebbe lì sì una maggiore assertività della presenza europea per ribadire intanto i diritti di nazioni sovrane che fanno parte, che fanno parte del club europeo, mentre la Turchia no. Quindi i diritti sovrani di Cipro e della Grecia sono un pezzo della politica europea, perché loro sono membri dell'Unione Europea e la Turchia no, e anche naturalmente rispetto a scenari geostrategici fondamentali per noi. Per quanto riguarda Soros, certamente nei paesi dell'est Europa, in particolar modo in Ungheria, la presenza è fortissima, il condizionamento dei media, delle opposizioni, della cosiddetta società civile con una rete di ONG molto larga e pervasiva è molto forte. Noi ne abbiamo più, a mio avviso, un condizionamento dal punto di vista mediatico, nel senso che i messaggi globalisti che arrivano dalla sua rete sono poi rimbalzati attraverso i media, in particolar modo i media liberal statunitensi, anche sui nostri media mainstream. Quindi c'è una forte influenza, se volete, di rimbalzo un po' più indiretta rispetto a quello che c'è in Ungheria, ma comunque c'è fortemente. Bene. Paolo, volevi intervenire su questo primo blocco, no? Sì, brevissimamente. Allora, anche a me il voto all'unanimità mi sembra una salvaguardia un po' della democrazia, dello spirito europeo e anche di alcune nostre debolezze. Per il momento credo che stia bene così, insomma. Sulla Turchia, però, questo è un tema complicatissimo, perché c'è una Turchia geopolitica che tutto sommato a noi non dispiace. Cioè, l'Italia su alcuni dossier con la Turchia può intendersi geopoliticamente. Su questo pragmaticamente e realisticamente potremo trovare delle intese. C'è invece una Turchia come sponsor dell'Islam politico, che è un'altra cosa. Poi nella politica estera turca la geopolitica si lega all'Islam politico, quindi le cose diventano difficilmente scindibili. Sull'Islam politico anche qui bisogna fare una seconda distinzione, perché c'è un Islam politico nel Medio Oriente, e questa è una forza che esiste, cioè esiste l'Islam politico in tanti posti del Medio Oriente. Non è detto che dobbiamo scontrarci con esso, potrebbe essere anche utile avere questo populismo islamista da qualche parte come alternativa a un Islam ancora più radicale, però siamo su un crinale abbastanza pericoloso. Dove invece c'è un qualcosa di preoccupante è quando la Turchia utilizza l'Islam politico nella diaspora europea, cioè nel muovere delle tensioni dentro le società multiculturali dell'Unione Europea. E lì ovviamente non possiamo essere d'accordo, anche se poi magari non riguarda direttamente l'Italia, perché fortunatamente la nostra società non è diventata a livelli multiculturali come è in Francia o in Germania. Io voglio ricordare che qualche anno fa, forse 7-8 anni fa, i primi ministri di Francia, c'era Sarkozy,
di Germania c'era la Merkel e della Gran Bretagna, che era ancora l'Unione Europea, e c'era Cameron, hanno tutti e tre dichiarato più o meno nello stesso anno il fallimento del progetto di società multiculturale europea nei loro rispettivi paesi. Hanno detto in convegni pubblici. Ecco, allora questo è un tema su cui bisogna riflettere in maniera abbastanza chiara con la Turchia. Per il resto bisogna essere realisti nel trattarla, però la Turchia sta avanzando, ricordiamoci, dove noi stiamo indietreggiando, in Libia, in Somalia, nei Balcani. Sono tutte zone dove avevamo noi, prendercela con loro a volte in realtà sarebbe fare un mea culpa su noi, perché quello che la Turchia sta facendo in Libia probabilmente, non so se non ci piace, ci piace, ci dispiace, ma sta facendo quello che forse avremmo dovuto fare noi se avessimo avuto il coraggio qualche anno fa. Mi sembra era la Pinotti, ministro della difesa, Renzi, primo ministro, si discuteva se mandare 5.000 uomini in Libia e poi forse non abbiamo avuto il coraggio, la visione strategica, non abbiamo avuto le spalle coperte dalla famosa Unione Europea. Insomma, ecco, Erdogan questi problemi non ce l'ha. Allora a questo punto dobbiamo trovare un modus vivendi con Erdogan quando in Libia, eccetera. Sui paesi dell'est, velocissimamente, che diceva Garbin, se non sbaglio, che saluto, sì, e qui noi abbiamo anche noi un interesse nel mantenere comunque l'Unione Europea pluralista, come c'è un'Europa multiculturale, franco-tedesca e belga, olandese, eccetera, c'è un'Europa dell'est che invece guarda l'identità nazionale, sono nazioni che da poco hanno conquistato la propria indipendenza dal comunismo e quindi non da un'esperienza politica facile, e non la vogliono cedere facilmente alla globalizzazione o anche nella sua salsa europea. Su questo dobbiamo essere comunque in qualche modo vicini a questo spazio di Visegrad, dove non necessariamente ci sono interessi comuni, perché loro fanno i loro interessi, noi dobbiamo fare i nostri. Però difendere questo pluralismo del rispetto dei sistemi politici nazionali credo che è una battaglia che può riguardarci, perché un domani potremmo anche essere noi a essere messi all'indice, insomma, da una distinzione politica quando non piacciono i governi che prendono il potere per un voto. Anche perché, Paolo, scusami Mario, volevo dire che non so se ne avete parlato di Brexit, visto che è un tema attualissimo dal punto di vista dell'Europa plurale, con tutti i difetti dei britannici, però c'è già venuto meno un soggetto che alla bisogna poteva essere una sponda per arginare il blocco franco-tedesco. Quindi noi un'Europa differenziata che abbia Visegrad, un, diciamo, un blocco mediterraneo un po' più omogeneo, anche se la Francia gioca sempre, diciamo, su una doppia partita, no? Fare la capofila dei mediterranei per poi andare a trattare con i tedeschi per i fatti loro, e quindi avere una pluralità di dimensioni è assolutamente fondamentale per l'Italia per ritrovare centralità. Sì. Condivido molto. Ricordo che Erdogan prima della Brexit ha comprato degli spazi pubblicitari su dei giornali per chiedere all'Inghilterra di restare nell'Unione. Ecco, appunto, a conferma che l'Europa è l'unità delle differenze. Ci sono ormai tanti stati membri e anche tanti vicini che vogliono un'Europa sempre più plurale. Credo ci sia spazio per un ultimo rapidissimo blocco di domande. Mi scuso con chi si è prenotato, ma non possiamo dare spazio alla lista enorme delle domande che abbiamo. Vi prego poi di dettagliarle in chat, perché avremo modo di ritornarci nelle prossime lezioni con i nostri stessi relatori, se appunto sicuramente saranno disponibili a rispondere anche a distanza. Allora, Enrico Argentiero. Sì, grazie Mario e buonasera a tutti. Un ringraziamento ai due relatori davvero, davvero grande, perché ci hanno dato tantissimi spunti. Vado veloce con una domanda per l'onorevole Fidanza. Carlo, hai parlato tu dei 750 miliardi di euro del Recovery Fund, che però mi piace anche ricordare si chiama Next Generation EU, e questo dovrebbe dare il senso anche di come dovrebbero poi essere utilizzate queste risorse. E ci sono poi anche i 1.100 miliardi circa della nuova programmazione europea. Secondo te,
Come potrebbe l'Italia ritornare centrale nel discorso politico europeo utilizzando al meglio queste risorse? Cioè, può tornare davvero centrale l'Italia in questa tornata e se sì, come? Grazie. Grazie Enrico, grazie. Allora Marco Muggia, rapidamente. Sì, buonasera per l'onorevole Fidanza. È un po' una chiosa, perché lui prima ha citato il patto di stabilità e crescita. Volevo solo sottolineare che è curioso come proprio ora che abbiamo bisogno più che mai di stabilità e crescita, esso venga sospeso. Quindi delle due l'una, o è sbagliato il nome dello strumento o lo strumento non serve a quello per cui viene, quello per il quale insomma viene comunicato. Grazie. Bella provocazione. Allora c'era anche Andrea Giordani. Buonasera a tutti. Una domanda per chi vuole rispondermi. In sostanza, allora, come è possibile pensare di avere un debito comune se in realtà continuano ad esserci le condizionalità sui singoli stati, se vogliamo anche diciamo, un discorso di prevaricazione, almeno io lo vedo così da parte dell'asse franco-tedesco. Grazie. Ecco, un'ultimissima di Nicola Boscolo Pecchi. Boscolo? Eccoci, semplicemente grazie. Esiste una politica demografica europea? A entrambi. So che ci vuole più tempo. Allora, invertiamo l'ordine. Forse c'è qualche domanda per Paolo Quercia. Ma se vuoi prendo da questo Paolo. Io l'ultima gliela lascio, Anche la penultima. Paolo, volevi dire qualcosa? No, forse solo su quest'ultima. No, non c'è una politica demografica europea se non in negativo, cioè in negativo. In positivo, l'Ungheria fa una politica demografica, questo è chiaro. La Francia fa una politica demografica, lo fa la Germania. E poi le politiche demografiche si fanno in positivo con la natalità e si fanno in negativo in qualche modo condizionando i flussi demografici che arrivano dall'esterno, i flussi migratori. E queste sono politiche chiaramente nazionali. Su questo non possiamo aspettare nessun aiuto. Da che mondo è mondo, potremmo dire. La demografia è sempre stata nazionale. Nazionale, possiamo però avere dei disturbi da parte dell'Unione Europea nel fare questo. Per esempio, quando Frontex rischia di prendere il controllo delle frontiere perché prende delle proprie flotte con dei propri navi e del proprio personale per pattugliare frontiere comuni, c'è qualcosa su cui bisogna riflettere, queste vanno a influire sulle politiche demografiche. Carlo, a te. Ma, intanto sono molto d'accordo con Paolo e volevo evidenziare che proprio questa ultima parte del suo intervento porta anche ad un paradosso, dico da destra, no? Nel senso che noi ad esempio da tempo chiediamo il controllo delle frontiere esterne sia una competenza svolta diciamo a livello comunitario, però effettivamente essendo nel frattempo stata trasformata la missione di Frontex surrettiziamente, il rischio è quello di ritrovarci una sorta di mare nostrum europeo, cioè anziché avere un dispositivo navale comune dove ci sono i navigli italiani insieme a quelli degli altri paesi europei che insieme tutelano e difendono, proteggono le frontiere esterne marittime, in questo caso dell'Unione, il rischio che tu abbia di fatto delle ONG sotto bandiera con le 12 stelline e il fondo blu che anziché cercare di proteggere i confini europei diventano uno strumento diciamo sostitutivo di quello che oggi fanno poco commendevoli associazioni private. Quindi effettivamente questo è uno dei paradossi, no? che dimostra quanto ci sia una debolezza politica nella scelta delle priorità. Però non voglio sfuggire alle domande, intanto quella di Marco perché è più facile
sulla questione del patto di stabilità, che infatti io non chiamo mai patto di stabilità e crescita per lo stesso motivo per cui tu hai fatto la domanda, perché il patto di stabilità avrà forse garantito la stabilità, che ha portato in molti casi a povertà, ma non ha garantito la crescita, tant'è che quando tu hai bisogno di strumenti per la ripresa economica, cioè per la crescita, devi sospenderlo. Quindi la tua domanda è fondatissima e la mia risposta è che è sbagliato il nome, o perlomeno lo strumento è inadeguato a sostenere la crescita. Per quanto riguarda il tema posto da Enrico su Recovery Fund e bilancio pluriennale, possibilità dell'Italia di sfruttare l'occasione per rilanciarsi, dovremmo forse fare una serata apposita solo per parlare di come spendere questi soldi. Io penso questo: il bilancio ordinario ha voci che sono in gran parte vincolate, no? Quindi noi è chiaro che abbiamo una parte importante sulla PAC, che pure è stata ridotta, una parte consistente sulle politiche di coesione, che sono quelle dove noi abbiamo la maggiore difficoltà di spesa e di utilizzo di queste risorse. Sappiamo che ne perdiamo tante nei rivoli delle progettazioni regionali, che poi non riescono ad essere effettivamente allocate laddove serve. Abbiamo invece in Europa esempi virtuosi, no? Abbiamo parlato prima della Polonia. La Polonia in questi anni ha saputo usare al massimo i fondi della coesione, finanziando interventi importanti per la crescita di quel paese, che si è reso più competitivo anche grazie a questa enorme mole di risorse che nel corso degli anni le sono arrivati, essendo un paese in transizione da un'economia più povera come paese dell'est verso quelle occidentali. Quindi sicuramente c'è un monte di risorse che sono di fatto già impegnate. Quelle del Recovery Fund, hai ragione a chiamarlo Next Generation EU, nel senso che mentre noi avevamo pensato inizialmente a questo strumento come uno strumento che potesse arrivare rapidamente per sostenere le imprese che rischiavano di morire a causa della pandemia, oggi questo strumento, per limiti di tempistiche decisionali, ritardi e quant'altro, è evidentemente qualcosa che non servirà a salvare le nostre imprese. Cioè, quando arriverà il Recovery Fund, o meglio il Next Generation EU, chi sarà riuscito a sopravvivere forse potrà in parte beneficiarne. Nel frattempo sicuramente non si potrà salvare con quelle risorse, perché arriveranno troppo tardi rispetto all'esigenza di adesso di salvare, che ne so, le imprese del turismo, intere filiere del commercio, dell'artigianato che stanno soffrendo. Quindi è diventato già un altro strumento, per cui forse è effettivamente più adatto il termine di Next Generation che non di Recovery. E io devo dire, siamo tra amici, insomma, voglio anche ridimensionarne la portata macroeconomica, perché noi adesso nella propaganda abbiamo sentito raccontarci che Conte è tornato dal vertice di luglio con una valigia con dentro centinaia di miliardi che ci piovono sulla testa, non sappiamo nemmeno noi come poterli spendere. In realtà, se andiamo a vedere poi le cifre, noi dobbiamo intanto distinguere in maniera molto netta tra la parte in prestito e la parte di cosiddetto fondo perduto. Quindi per noi fondo perduto è sempre una cosa che dà l'idea che si possa lasciare al quale, no? Chiamiamola così, nel senso che non sono prestiti da restituire nel senso proprio stringente del termine. Lo dico perché in realtà Fubini, che non è un pericoloso sovranista, nelle ultime settimane ha evidenziato come la parte a prestito sarà in realtà una sostituzione di debito, nel senso che servirà a finanziare dei progetti che erano già nei cassetti ministeriali, che dovevano essere finanziati con debito nazionale, quindi con l'ordinaria emissione di titoli di Stato italiani, che non verranno più emessi e praticamente per lo stesso ammontare si usufruirà del debito europeo, che ha tassi leggermente, perché ormai i tassi sono abbastanza vicini, leggermente migliori rispetto ai BTP italiani, e quindi si userà il debito europeo al posto del debito italiano per finanziare progetti che nella sostanza già si volevano fare. L'impatto invece della parte a fondo perduto, che sono 87 miliardi se non ricordo male, se noi la spandiamo anche solo su 6 o 7 anni, il tempo di attuazione del Next Generation EU, capite che l'impatto macroeconomico di questo piano
ci sarà certamente, ma non sarà rivoluzionario, perché parliamo di insomma, qualche miliardo all'anno. Quindi dovremo ovviamente sfruttare l'occasione per spenderli al meglio. Io sono preoccupato non soltanto dalla poco appassionante diatriba sulle cabine di regia, la crisi di governo che dovrebbe conseguirne, a cui naturalmente non credo, quanto sul fatto che dal punto di vista dell'individuazione delle priorità mi sembra che ci siano diverse lacune e poi soprattutto non abbiamo visto i progetti. Siamo tutti d'accordo sul fatto che vogliamo un mondo più verde, un'Italia che investa sulla sostenibilità, dopodiché c'è modo e modo, no? Nel senso, si possono usare quei soldi per riempire le nostre città di piste ciclabili, oppure si può fare un grande progetto di investimento sui carburanti alternativi utilizzando dei pipeline di Snam per metterci dentro l'idrogeno insieme al gas e provare nel corso di 10-20 anni a trasformare il nostro sistema di trasporti. Che cosa ci vogliamo fare con tutti questi soldi? Sono due scelte radicalmente differenti. Io tra le due naturalmente preferirei la seconda, insomma, no? Che dà un senso di rilancio e di competitività del nostro sistema paese, della nostra economia nazionale. Quindi su questo aspettiamo di vederlo. È chiaro che serviranno dei meccanismi di spesa più agili, perché mi taccio davvero, Mario, mi guardi male, e noi in questi giorni di polemica vediamo che c'è il tema dei sei commissari, no? Uno per progetto, le sei voci del recovery nazionale, e non ne vogliono sei, Renzi ne vuole due, tre, non si capisce, ma il tema non è tanto quello. Se ci pensate dal punto di vista della funzionalità del nostro paese, il tema è che a queste persone verrebbero dati poteri in deroga simili a quelli del cosiddetto modello Genova, no? Della ricostruzione del Ponte Morandi. Ora, pensiamo un attimo, se noi nel giro di pochi mesi per ricostruire il Ponte Morandi in poco tempo abbiamo dovuto derogare a tutte le leggi, codice degli appalti e quant'altro, se per spendere i soldi nel recovery fund dobbiamo fare lo stesso, ci si porrà prima o poi il problema che queste regole che noi abbiamo oggi non vanno bene? Cioè, se per fare qualsiasi cosa di positivo dobbiamo derogare, evidentemente vuol dire che queste regole bisognerebbe cambiarle. E di questo non parla nessuno, però io penso che sia un tema fondamentale, altrimenti qualsiasi cosa noi dobbiamo fare nell'ordinario non riusciremo a farlo e finirà impastoiata nelle mille pastoie burocratiche che purtroppo conosciamo benissimo. Bene. Io ecco, ringrazio davvero di cuore i due relatori di stasera, onorevole Carlo Fidanza e il professor Paolo Quercia, perché tra l'altro hanno dovuto racchiudere con sinteticità massima temi molto complicati, no? che richiederebbero ben altro tempo, ma insomma abbiamo trattato davvero tantissimi argomenti che in questo momento sono sia all'ordine del giorno dell'agenda politica nazionale che europea. Darei subito la parola ad Adolfo Urso, presidente di Fare Futuro, per un breve intervento conclusivo. Grazie ancora, Carlo. Grazie a te, Paolo. Grazie a te, Mario, che ti presti sempre da segretario generale a coordinare queste lezioni. Io darò un saluto conclusivo partendo dall'ultima considerazione, così semplice ma così efficace, che se per fare una cosa dobbiamo andare in deroga alle regole, tanto vale cambiare le regole, perché non si può ogni volta andare in deroga alle regole, evidentemente le regole non funzionano, bisogna cambiare le regole. Ebbene, Carlo da una parte, Paolo dall'altra, hanno dimostrato come si può essere competenti pur essendo ancora sufficientemente giovani, direi sufficientemente giovani, su argomenti delicati, qual è oggi sicuramente il modo di stare in Europa da parte dell'Italia, perché il problema è questo: come l'Italia può stare in Europa? L'Europa è nata su tre paesi fondatori, tre grandi paesi che allora avevano lo stesso peso, Italia, Francia e metà Germania. Poi l'Europa si è allargata e nell'allargamento ha avuto un quarto paese, la Gran Bretagna, che ci ha aiutato in questi anni a poter creare un equilibrio tra i quattro paesi e tra tutti gli altri insieme. Ebbene, questa Europa non c'è più. E questa Europa che non c'è più è stata sancita, ma lo sapevamo anche prima, nell'accordo di Aquisgrana, con l'accordo franco-tedesco. Oggi Francia e Germania si mettono d'accordo prima. Posso dirvi che ci sono studi legali che si consultano prima di ogni riunione e che stabiliscono come andrà quella riunione. Questi studi legali sono studi legali francesi e tedeschi e, come dire, hanno una regia comune, sotterranea, riservata, chiamiamola come volete, ma decidono prima per gli altri.
Ebbene, come l'Italia può stare meglio in Europa? Ce l'hanno detto Paolo Guercia quando gli afferma una cosa fondamentale. Se l'Italia non conta il Mediterraneo, non si fa valere nel Mediterraneo, che è l'area geopolitica principale su cui noi abbiamo il compito per l'Europa e per l'Occidente di presidiare, e ovviamente per noi stessi, non conterà mai nulla in Europa. E Carlo Fidanza ci dice cosa? Che come sta cambiando l'Europa? Perché l'Europa cambia, ma cambia sotto l'effetto della pandemia. La pandemia è stata un'ondata che ha accelerato la storia. Ha accelerato la storia nei nostri rapporti sociali e produttivi. Tutti parliamo di smart working, tutti facciamo questo web sulla rete, non facciamo più fisicamente, ma ha accelerato anche in Europa. Sono cadute dei tabù, diceva Carlo Fidanza, e tra cui il patto di stabilità, appunto non di crescita ma di stabilità, è stato sospeso. E la Corte dei Conti cosa ci ha detto l'altro giorno? La Corte dei Conti europeo ci ha detto che non può essere ripristinato come tale, perché l'aumento del debito di alcuni paesi europei, segnatamente dell'Italia, non renderebbe assolutamente possibile tornare al patto di stabilità nel 2023. Bisogna riscriverlo nel frattempo e cambiarlo e farlo diventare il patto di crescita e poi di stabilità. Nel contempo la Eurobond, ci dice giustamente Carlo Fidanza, e quindi la condivisione del debito europeo, la sospensione degli aiuti di Stato, che però sono serviti agli altri. E qui cade l'asino, perché chi ha il denaro? Ce l'ha la Germania innanzitutto e sta finanziando le proprie imprese, aumentando il divario competitivo con le nostre che non ce l'hanno. Per questo, e concludo, pochi giorni fa siamo riusciti a ottenere nell'ambito del provvedimento del ristoro la proroga di una cosa che abbiamo chiesto noi e che il governo e la maggioranza hanno consentito. Abbiamo chiesto a marzo che ci fosse una golden power, uno scudo anche per gli attacchi ostili di soggetti europei nel nostro sistema produttivo. Il governo ha recepito quel provvedimento in aprile, poi il provvedimento stava scadendo perché era temporaneo il 31 dicembre, noi abbiamo presentato un emendamento e lo hanno accolto per altri 6 mesi, fino al 30 giugno. Perché questo? Perché oggi il pericolo maggiore, sì certo c'è il pericolo cinese sulle reti, ma il pericolo maggiore viene dall'Unione Europea, dalla Francia e dalla Germania e non solo, che possono meglio supportare il proprio sistema produttivo mentre il nostro indebolisce sempre più e, per esempio, toglierci il cuore finanziario e assicurativo del paese e quindi la stabilità finanziaria e quindi il flusso creditizio alle imprese. O anche, perché no, Leonardo è molto debole e una scalata Leonardo sembrerebbe impossibile, potrebbe costringere Leonardo a vendere degli asset particolarmente importanti nel nostro settore, nel nostro paese. Cosa voglio dire? Che gli altri, certo, difendono il loro interesse nazionale all'interno dell'Unione Europea e se possono approfittare delle nostre debolezze lo fanno, come lo hanno fatto con la Grecia quando hanno approfittato di quella debolezza per dividersi i porti e gli aeroporti greci. Lo possono fare con noi, che siamo molto più, come dire, appetibili, perché noi abbiamo molto di più e non dobbiamo demordere da questo. Ecco, io credo che su questo si possa fare di più grazie a Carlo, grazie a Paolo, che ci hanno dato delle indicazioni molto importanti su cui far nascere che cosa, Carlo? Una classe dirigente che condivida quello che è sostanzialmente l'interesse nazionale e riesca a nuclearlo ovunque operi, nelle istituzioni come nelle camere di commercio, nell'attività pubblica come in quella privata, perché ovunque la classe dirigente deve tutelare l'interesse nazionale, come sanno fare meglio di noi altre nazioni europee. Per questo oggi contano più di noi in Europa, malgrado noi abbiamo fondato l'Europa. Grazie e a giovedì prossimo con Marcello Pera sul conservatorismo. Credo che sia giusto che lo faccia lui, Marcello Pera, filosofo ovviamente accademico, già presidente del Senato, autorevole rappresentante del centrodestra, a delineare cos'è oggi il conservatorismo. Buona serata a tutti. Grazie, ciao. Buonasera a tutti. Buonasera, arrivederci. Buonasera a tutti. Grazie a tutti di nuovo. Buonasera. Ciao,